se si fa un lavoro serio, rigoroso, evitiamo di farci distrarre, come sempre capita, o delle polemiche, le fesserie, ma rimaniamo concentrati sugli obiettivi, credo che possiamo aprire veramente una bella stagione di sviluppo. Grande Sarno, noi andiamo avanti con il progetto di disinquinamento perché le cose di cui stiamo parlando hanno senso e hanno successo se abbiamo un mare pulito, una depurazione che funziona, un sistema di depuratori. Abbiamo appena completato l'ampliamento del depuratore a Castellammare. Il progetto del Grande Sarno andrà avanti. Mi è stato raccontato che dicono un po' di fesserie sulla seconda foce, ma come si può immaginare di definire un progetto senza parlare con il Comune di Torre? Sono fesserie elettorali di cui è bene liberarsi rapidamente. Troveremo la soluzione più giusta per non intaccare i lidi, ovviamente, non danneggiare le attività di balneazione e garantire contemporaneamente la balneabilità delle acque. Ma cose veramente con un po' di buon senso si capiscono. In ogni caso, sono qui ad impegnare la mia parola, che conta, per dire che faremo il progetto migliore per lo sviluppo di Torre. Allora, noi dobbiamo essere uomini. La Regione Campania darà una mano a Torre Annunziata, quale che sia il sindaco, non so se è chiaro. Io rispetto ai cittadini e rispetto ai territori. Poi spetta ai cittadini scegliere un candidato sindaco credibile, rispettabile. Sono giornate intensissime perché se dobbiamo rilanciare la Campania bisogna buttare il sangue. Questa mattina abbiamo avuto una notizia che ci ha riempito di entusiasmo. I dati dell'Istat ci dicono che nel 2016 la Regione Campania è la regione d'Italia che ha avuto lo sviluppo più forte. Un incremento del prodotto interno lordo del 2,4%. Siamo la prima regione d'Italia per lo sviluppo del prodotto interno lordo. Credo che ci sia anche un contributo di una regione che si è svegliata. Noi abbiamo immesso nell'economia campana in questi due anni 2 miliardi di euro. Entro il 2017 immettiamo altri 2 miliardi e mezzo di euro. Questo sviluppo che ha avuto la Campania ci incoraggia ad andare avanti in maniera seria, rigorosa, puntando agli obiettivi. In Campania non abbiamo mai fatto un accidente di niente, perché ci davamo grandi programmi, ma il lavoro, cioè la fatica, l'organizzazione, quello che ti porta ai risultati, si perdeva per strada.